E dovremmo essere live. Ciao a tutti, io sono Ivan Zorico, il direttore editoriale di Smart Marketing. Qui con me, come al solito, c'è Raffaello Castellano, che è il direttore responsabile della rivista. Ciao Raffaello. Ciao a tutti e benvenuti a questa prima puntata della Summer Edition, come l'ho chiamato in un post che ho fatto, appunto di incontri ravvicinati, serale, perché insomma così il sabato mattina vi lasciamo andare senza scrupoli al mare, e il lunedì pomeriggio, insomma, il lunedì sera, insomma, il 19, potrebbe diventare un appuntamento fisso. Lo faremo per tutto giugno e buona parte di luglio. Nella nostra intenzione è farlo fino a fine luglio, ma vedremo insomma se il clima ci darà anche tregua in questo caso, insomma, se arriviamo a 45 gradi, voi capite che insomma diventa più problematico. E infatti dicevo, Raffaello, interessante, siamo partiti a gennaio con i giubbotti e siamo adesso in maniche corte. Questa è una cosa molto interessante. Beh, funziona così. Il tempo passa, caro Ivan. Esatto. Come sempre, ci stiamo prendendo questi secondi Sì. per avviare la diretta e fare le dovute condivisioni. Ovviamente, se ci sono problemi tecnici o quant'altro, diteci pure se ci sono, che magari possiamo correggere in corso d'opera. Sì, mi raccomando, E poi soprattutto a video, mi raccomando, mi raccomando. assolutamente, e poi come a breve partiremo con la diretta. Questa è una diretta, dico sempre, molto interessante, ma lo è davvero anche questa volta, perché parliamo di uno di quelli che può essere considerato il padre della comunicazione moderna. Sono sicuro che Raffaello sarà molto gioioso di presentare Non sto nella pelle proprio, guarda. sia l'autore sia il libro in questione, perché in qualche modo è un caposaldo e anche un anticipatore di tante teorie. Di cosa parliamo? In questa puntata, Raffaello, Allora, sì, ora non ricordo benissimo la scaletta. e raccontaci un po', diciamo, perché siamo arrivati a presentare questo libro. Bene, allora, come sapete, quando presentiamo, allora, la puntata di oggi è importante perché, come sapete, quella che facciamo immediatamente successiva a quella che è la presentazione del numero, il 31, doveva uscire il 30, ma a causa mia, insomma, ho fatto un po' di ritardo, siamo usciti il 31, è uscito l'ultimo numero di Smart Marketing. Infatti, chi ha visto sia l'invito che la card che il sapiente Ivan sempre promuove attraverso i canali social, ha visto che sono due contenuti. Quando di solito facciamo appunto quello che è il contenuto del giornale, quindi la puntata successiva, e abbiamo sempre un ospite che è una giornalista e l'artista che poi è quella dell'opera, preferiamo fare quello che è un libro, che non necessariamente è un'ultima uscita e non necessariamente richiede il fatto di poter intervistare l'autore, anche perché ha detto il povero e compianto Vaclavic purtroppo è morto. Vaclavic è importante perché eccolo qui, lo vediamo subito. Ivan, mettimi a tutto schermo perché il libro merita anche per il titolo, qualche secondo. Si chiama Istruzioni per rendersi infelici. Lui è Paolo Vaclavic, il famoso caposcuola, appunto, psicologo e psicoterapeuta, il famoso caposcuola appunto della famosa Università di Palo Alto in California, che ha postulato quella Bibbia che tutti quelli che si occupano di scienze della formazione o scienze della comunicazione che disvolge, ma magari anche in scienze politiche e adesso anche al DAMS in alcuni anni, nei primi anni del DAMS viene affrontato, che appunto è pragmatica della comunicazione umana. Ecco un testo uscito negli anni 70 che è considerato in assoluto la Bibbia per chi si occupa di comunicazione interpersonale. Personale. E qui in questo grande libro, che poi è un manuale molto leggibile, tra l'altro edito per Astrolabio, Vaclavic e altri, lui il curatore principale, non solamente lui, Vaclavic ed altri, appunto vanno a postulare quelli che sono i caposaldi della comunicazione umana. Fra di noi c'è sicuramente, insomma, ho visto collegata Simona De Bartolomeo, che saluto e che quindi è una che sicuramente avrà avuto modo di studiarlo a scuola. Questo libro però è diverso perché è quella che io considero un'introduzione. Allora, sono 102 pagine di lettura, perché poi ci sono altre 4-5 pagine di sommario e quant'altro. E Paolo Vaclavic cosa fa, caro Ivan? Fa un libro che chiama Istruzioni per rendersi infelici. Un vero e proprio manuale. Tra l'altro lo presenta dicendo: guardate, siamo così stanchi di tutti questi guru dell'autoaiuto, di questi esperti di PNL, di analisi transazionale, insomma, che andava di voga qualche anno fa, ma che ancora oggi è traslata in altre teorie. Siamo così stanchi di tutti questi guru che vogliono aiutarci a vivere meglio, a raggiungere la felicità, a raggiungere il successo, quando in realtà la letteratura ce lo insegna anche la vita normale, ce lo insegna. L'infelicità è la vera condizione dell'uomo. E ci dice, per esempio, pensate a Dante.
e pensate alla sua opera omnia, perché vi sto parlando di Dante, perché Dante, insomma, sappiamo, no, è l'anniversario, se non sbaglio, 700 anni dalla nascita, o 700 anni, esatto, dalla morte. Ora, mi perdonerete un attimino questa piccola defiance, chi ci segue sa che non ne ho quasi mai, ma appunto Dante dice leggete l'inferno e poi leggete il purgatorio e il paradiso. C'è un abisso, ovviamente l'inferno è il libro più bello. Poi fa l'esempio di Milton, no, che ha scritto Il paradiso perduto e poi ha scritto Il paradiso ritrovato molto dopo, due opere eccezionali, ma Il paradiso perduto è un capolavoro supremo, sublime in questo caso. E poi fa l'esempio di Shakespeare, tutte le tragedie di Shakespeare, dice ma sì, ha detto, ma se Shakespeare alla fine avesse messo il lieto fine in Romeo e Giulietta o nell'Amleto, chi se ne sarebbe mai pensate queste tragedie? Effettivamente l'infelicità è la cosa a cui noi esseri umani realmente aspiriamo. E lui ti presenta un manuale con una serie di regole per raggiungere la perfetta infelicità. Ti vedo sorridente, però parla, esprimiti. Mi vedi sorridente perché quando ho letto un po', mi sono anche poi informato, ho visto un po' di recensioni in giro, è stato divertente perché chi ci segue, o in qualche modo anche un po', non solo nei video, ma anche negli scritti, diciamo, negli articoli che trovate sul giornale, sono un po' appassionato, soprattutto negli ultimi 2-3 anni, di crescita personale, motivazione e quant'altro. E quindi leggo spesso e volentieri i manuali in questo senso. Ecco, leggere un manuale che non ti spiega come essere felice, ma ti spiega come essere infelice, è davvero stato molto, molto divertente. In qualche modo un gioco psicologico, no? Al contrario, infatti, come diceva Raffaello, diceva è nell'infelicità che si trova la felicità. Tra l'altro lui parla della non infelicità, non la cita neanche la felicità, ne parla proprio in questi termini, nella non infelicità. E mi piaceva addirittura un pezzo del libro che dice appunto, si dice che il tempo guarisca ferite e dolori, no? Questo è un grande mito, diciamo che appunto il tempo guarisce tutto. Questo può essere vero, ma non dobbiamo scoraggiarci perché è senz'altro possibile proteggersi da qualsiasi effetto del tempo e fare del passato una fonte di infelicità. Fin dai tempi più remoti abbiamo a tale scopo almeno 4 meccanismi a disposizione, poi lui ne enuclea 4. Cioè, quindi lui ti dice proprio come essere infelice. E diventa proprio un gioco allo specchio, perché in qualche modo tu, più o meno consapevolmente, metti già in atto questi comportamenti, questi comportamenti che trovi nel libro, e dici, ma wow, ma sta parlando di me, quindi io già faccio tutto per essere infelice. Sei un professionista dell'infelicità. Quindi sono un professionista dell'infelicità, avrei potuto scriverlo io, e invece no, lo scrive Vaclavic e lo scrive anche meglio di te, perché appunto è lui e non sei tu. Allora, davvero, preparando questa puntata e anche con la nostra contributor, vabbè, possiamo dirlo, tanto non è che c'è spoiler, l'abbiamo già presentata nella card, Ilenia Valeriani, che appunto fra un po' chiameremo in diretta, appunto ci siamo confrontati su questo libro, e per spiegargli il libro, perché lei aveva letto altro di Vaclavic, appunto abbiamo approfondito dicendo, guarda Ilenia, in realtà si tratta di un'introduzione al pensiero di Vaclavic, che poi è stato postulato con più profondità in libri come appunto Pragmatica della comunicazione umana, La realtà della realtà, dove che parla più che altro del costruttivismo, Change, che poi è il libro che ha continuato, diciamo, l'esperienza di Pragmatica della comunicazione umana, portandola poi negli anni 90 e negli attuali anni 2000. I libri che vi sto citando sono stati scritti e recensiti, Change e il Pragmatica, dall'Astrolabio, nota casa editrice italiana, e pensate che Pragmatica è arrivata alla 17ª edizione, quindi stiamo parlando comunque di un evergreen, un libro, come mi piace sempre ripetere, come piace Ivan prendermi in giro in questo senso, che non dovrebbe mancare nella libreria di chiunque si occupi di management, di chiunque si occupi di comunicazione sui social o anche sulla carta stampa o su quant'altro, o di chiunque faccia comunque della propria presentazione, del public speaking, proprio la sua professione. Allora, ma questo è un libro ancora più estremo, secondo me, perché io quando l'ho letto la prima volta l'ho letto con questo sorrisino a mezza bocca, non so se ce l'avete presente, no? Perché man mano che scorre, allora, innanzitutto lo presenta, non ti dice subito, è beffardo ma sagace, nel senso che Vaclavic ti propone il libro come se fosse una vera ricetta dell'infelicità. All'inizio dell'introduzione ti spiega, guarda che l'infelicità è la vera condizione umana, e tutte le regole che poi in questi brevissimi capitoli ti va a enucleare. Tu, come ha detto appunto Ivan, ma voglio ribadirlo perché voglio che veramente compriate questo libro e ve lo leggiate, perché mi maledirete,
ci maledirete e allo stesso tempo ci ringrazierete, perché questo libro davvero è la dimostrazione che spesso e volentieri il peggior nemico di noi, spesso, quasi sempre, il peggior nemico di noi stessi siamo noi. I capitoli sono incredibili, perché giusto per dirvene uno, no? Il primo capitolo dopo l'introduzione è già qua, la dice tutto, dice che il vero infelice deve avere delle caratteristiche basilari, quindi oltre l'esaltazione del passato, che poi è quella che si funziona sempre, perché esaltando il passato, i tempi che furono, tu rimani sempre nel tuo limbo ed eviti di andare avanti o di trovare nuove strade, quello che diceva poc'anzi Ivan. Ma cosa ancora più interessante è che il primo capitolo dopo l'introduzione si chiama prima di tutto, per essere infelice, sii fedele a te stesso. Perché l'invero infelice è uno che non ascolta i consigli degli altri, che non si rende conto della realtà, ma che imperterrito prosegue la propria strada, anche se questa strada è sbagliata e non gli sta dando nessun risultato, perché lui sa, a differenza di tutti gli altri che non sanno nulla, che questo è il suo destino. E quindi la fedeltà a se stesso, il non cambiare mai opinione, l'essere sempre dalla parte della ragione è la vera condizione basilare che deve esserci nel vero infelice. Quindi già da qua voi capite che, insomma, è un libro che vi farà anche un po' arrabbiare. Vi dico che è una vera scoperta. E leggendo quel libro si raggiunge quella che si potrebbe chiamare una piccola epifania. Perché alla fine del libro lo chiudete e vi rendete conto che non avete bisogno di un libro che vi insegna a essere felici, ma che avete solamente bisogno di non mettere più in pratica tutto ciò che Vaslavic vi ha detto che voi già fate. Ivan? Sì, guarda, appunto, hai introdotto in maniera ottima il libro, perché in qualche modo ti va a disinnescare proprio quelle turbe che uno si pone, anche in maniera inconsapevole. E che quindi in qualche modo rivivendole e rileggendole ci si riconosce e ci si può in qualche modo vaccinarsi, ritornando, diciamo, a un tema caro in questi giorni, quindi farsi un po' gli anticorpi. E mi piaceva appunto di questi, l'ho citato un po' prima, molto spesso noi idealizziamo il passato, lo vediamo sia un'adolescenza felice, magari nell'adolescenza non siamo stati veramente felici, eravamo pieni di ansia, di mania, magari oggi siamo più sicuri rispetto al passato perché abbiamo avuto nuove consapevolezze, nuove certezze, eppure in qualche modo noi siamo sempre tentati a idealizzare il passato. Appunto lui dice ci sono quattro giochi con il passato, che è appunto la presentazione del passato, che è quello che ho appena raccontato, quindi quattro regole diciamo, no, che bisogna esatto. Quindi l'esaltazione del passato, il passato tutto bello, il presente no. La moglie di Lot, che un'immagine biblica. Il fatale bicchiere di birra, dove sostanzialmente ti dice se bevi un bicchiere di birra, poi non sei costretta a bertene, diciamo, una cassa, ma puoi anche fermarti al primo, non è una condizione inevitabile, quindi puoi fermarti anche al primo. E la chiave perduta, ovvero ancora lo stesso, che diciamo dei quattro è quello che più mi ha affascinato. Perché mi ha affascinato? Mi ha affascinato perché lui la pone sotto forma di storiella. Sappiamo sempre che gli esempi e le storie sono quelle che ci colpiscono. Anche qui mostra grande conoscenza dei principi di comunicazione Vaslavic. E qual è la storiella? Sotto un lampione c'è un ubriaco che cerca qualcosa. Allora a un certo punto un poliziotto si avvicina e chiede cosa stai facendo? Sto cercando un mazzo di chiavi che ho perso. Ok, ti do una mano. Allora, dopo un po' di tempo, il poliziotto dice, ma sei sicuro che le hai perse qui, le chiavi, perché non le stiamo trovando? No, infatti non le ho perse qui, le ho perse dietro l'angolo, però non le cerco lì perché è buio. Allora qui ci rendiamo conto... Ci rendiamo è un conto atteggiamento logico, se vogliamo, anche. Esatto, ma ci rendiamo conto di quanto anche noi stessi solitamente facciamo qualcosa, tra virgolette, di irrazionale, no? Ci incaponiamo verso qualcosa e andiamo a battere sempre lo stesso territorio, non pensando che magari spostando lo sguardo altrove potremmo trovare la soluzione al nostro problema. E in qualche modo ci dice anche altro, cioè ci dice che quello che poteva essere giusto in passato, magari cercare sotto il lampione si era dimostrata una chiave di lettura vincente in passato, magari oggi non lo è più, perché magari le condizioni sono cambiate. E quindi con le condizioni dobbiamo modificare anche il nostro comportamento. Sempre se vogliamo essere felici, perché lui ce lo dice sempre, e l'infelicità è il vero traguardo da raggiungere. Però questo è molto divertente.
Raffaello, vogliamo. Sì, volevo aggiungere una cosa, una storia, e poi magari chiamiamo un attimino appunto Ilenia, che insomma scalpita, per raccontarci il suo Vaclavich, appunto quello che ha avuto modo di studiare e di approfondire. C'è un'altra storiella simpatica, perché poi il libro va avanti per aneddoti ed è davvero una piacevole lettura. Oggi l'ho ripreso per rileggerlo appunto per la puntata e insomma l'ho quasi finito, considerando che l'ho cominciato stamattina fra il lavoro e l'altro, ho letto 85 pagine, quindi mi mancano le ultime 15 e forse era la quarta rilettura. C'è la storiella di quell'uomo che stava, vi lo faccio anche vedere perché voglio proprio simulare a mo' di teatro, che faceva così, no? Praticamente, so che dovrebbe sembrare male, e che interrogato su questo suo battere le mani ogni 10 minuti da una persona, da un passante che aveva notato questa cosa qua, gli dice: ma perché stai battendo le mani ogni 5-10 minuti? Dice: per scacciare gli elefanti. Al che attonito la persona dice: ma guarda che qua non ci sono elefanti. E lui dice: appunto. Allora, cosa significa questo e che cosa introduce nel libro? Introduce quella che è il fatto che quando io sono profondamente convinto di un qualcosa, a torto o a ragione, in realtà l'essere convinto di un qualcosa va a creare quella che è una realtà alla quale io poi mi attengo. La quale prescrizione di questa realtà succede? Sono le cosiddette profezie che si autodeterminano. Mi spiace che non è collegato, non ci sta seguendo, perché quando non è ospite non ci segue mai il buon caro Armando De Vincentis, ma lui potrebbe tranquillamente dirci qualcosa di molto bello su questo. Ed effettivamente le profezie che si autodeterminano sono quelle cose che noi crediamo così vere, che alla fine creano una realtà che non diventa solamente soggettiva, ma oggettiva, perché io mi attengo a questa cosa qui. Quindi il libro è pieno di scoperte, è pieno di spunti, e soprattutto vi spiegherà che cosa già voi fate come professionisti di elettricità. Ma sentiamo, a proposito Sì, di non c'è Vaclavich. Armando De Vincentis, ma qui con noi c'è Ilenia Valeriani, Eccoci. Ciao, buonasera a tutti. che è una nostra contributor, come dice Raffaello, di lungo corso. Ah, l'avete già Lungo corso. conosciuta nelle altre dirette parlando di altri temi. Sapendo, diciamo, la sua passione verso i temi della comunicazione, del Comunicazione. marketing, ma quindi appunto della comunicazione, non potevamo in qualche modo non sentirla relativamente a Vaclavich e poi quello. Relativamente a quello che ha scritto per il nuovo numero. Però appunto parlando di Vaclavich, Ilenia, come diceva Raffaello, è un po' il padre della comunicazione moderna, cioè chi ha fatto studi di comunicazione non può non essersi imbattuto o in qualche modo anche innamorato Esatto. delle sue tesi. Qual è appunto il tuo, diciamo, non so, la tua Ricordo. riflessione su Vaclavich o quello che ti piacerebbe condividere con noi, ecco. Sì, come ha detto tu, chi studia comunicazione e poi in qualche modo ci lavora, tende ad innamorarsi proprio di Vaclavich, e soprattutto mi ricordo che quindi, proprio durante i primi anni universitari lessi quelli che sono gli assiomi della comunicazione, quindi fondamentali per ogni professionista della comunicazione, come dire, rimasi stupita un po' da quello che è il primo assioma della comunicazione, perché è il più semplice, il più banale, il più ingenuo, e leggendolo ho Il più pensato: profondo. esatto, come ho fatto a non riflettere prima su questa cosa, che è una cosa in realtà banalissima ma fondamentale, ossia è impossibile non comunicare. Cioè, anche quando pensiamo che di non comunicare le espressioni, il comportamento, la postura, ma anche il silenzio, il non rispondere ad una domanda, comunque sta comunicando un qualcosa, noi diciamo qualcosa. E questa cosa è, come dire, affascinante anche per alcuni versi. Quindi Vaclavich ha proprio, come dire, individuato quello che è il sistema della comunicazione verbale e non verbale, più il sistema della comunicazione paraverbale, che diventano, come dire, fondamentali per chi fa un lavoro di comunicazione, di web marketing, di giornalismo, proprio perché permettono di realizzare una comunicazione efficace e di andare a lenire in qualche modo eventuali conflitti che comunque in una comunicazione umana nascono, necessariamente nascono. Ma appunto ci permette di riflettere anche su quanto in realtà facciano parte della nostra vita quotidiana. Noi abbiamo sempre usato la comunicazione verbale, non verbale, paraverbale, e non ce ne siamo neanche mai accorti. Perlomeno questo è quello che ho pensato io poi leggendo i manuali. Lo reputo appunto un genio in qualche modo della comunicazione, perché ha saputo Lo è. creare una rivoluzione anche probabilmente involontaria, perché poi i suoi studi erano partiti da studi di tipo psicologico. Lui comunque da psicologo voleva analizzare le psicosi che nascono soprattutto nell'ambiente familiare, rendendosi conto che anche queste non nascono mai da un individuo, quanto nelle interazioni che ci sono con gli altri individui.
E quindi capisce che è proprio la comunicazione stessa che influenza l'individuo, eventuali psicosi, nevrosi, per quanto riguarda poi il campo della psichiatria. Quindi veramente è un, in particolare il libro sulla pragmatica della comunicazione umana, diventa un manuale che qualsiasi professionista della comunicazione deve tenere lì, presente sulla scrivania, sempre Sì, ma pronto non all'uso. rubare la frase tipica di Raffaello, cioè adesso quella della libreria dei manager di Raffaello, cioè il copyright Era troppo no, bella, vabbè, no, era non troppo c'è bella, problema. dovevo prenderla. No, dovevi dirla, hai fatto bene a dirla perché io La la prendo in riscuoto sempre. prestito, No, perché ci ma non c'è sono. niente per il prestito. Noi qua quando prendiamo e presentiamo dei libri, sono dei libri che noi abbiamo profondamente amato. Esatto. E quindi, come dire, cioè non è che Perché? presentiamo un libro, siamo liberi qui su Smart Marketing e quindi anche su questo Vero. contenitore, ci tengo a dirlo. Quindi i libri che io e Ivan abbiamo scelto, qualche volta suggeriti anche dai nostri contributi, o magari perché ci sono stati legati a Natale e li abbiamo trovati illuminanti, quelle famose epifanie, non ci vengono suggeriti dai nostri editori, dai editori che ci mandano libri. È capitato solo con un libro che però abbiamo trovato anche interessante e poi abbiamo deciso di presentarlo, tra l'altro nelle prime puntate, ma sono tutti libri che abbiamo letto, studiato, o che ci hanno veramente in qualche maniera cambiato la vita. Quindi ecco perché dico che vuoi farti partecipi con gli altri, cioè a chi ci ascolta, dire guardate che questo libro a me ha fatto questo, magari può aiutare anche Esatto. te. Insomma, i libri possono cambiarci la vita, no? Come un grande film, Sì, perché poi come. ritengo, scusami, ritengo che ci siano i cosiddetti libri da comodino, quelli che si dice si tengono sul Brava. comodino e quelli che si tengono sulla scrivania, appunto, È pronti all'uso più professionale. vero. E tu dove E questo è terresti, Vaslavic? sicuramente come? Dove terresti Vaslavic? Sulla scrivania o sul comodino? A seconda. Guarda, questo in particolare io direi sulla scrivania, perché personalmente lavorando tante volte l'ho ripreso, l'ho sfogliato, l'ho un attimo riguardato, è sempre utile. È sempre utile, verissimo, È vero, verissimo. si È trovano veramente sempre niente complesso. delle risposte a cui prima non pensavi. Questo mi capita anche su Carnage, per esempio, un altro grande classico che prima o poi prenderemo a ripresentare. Lo puoi Che hai conosciuto in leggere. ritardo, tra l'altro, che hai conosciuto in ritardo, Esatto, ma che comunque ti ha esatto, colpito il esatto, fatto. esatto. Lo puoi rileggere 10 volte, 10 volte fai, dici, ma perché Vero. non ho fatto questa cosa in quel momento specifico? E mi avrebbe sicuramente aiutato. Ecco, questo sicuramente è la potenza di alcuni libri immortali. Ecco. Infatti. Ivan, mentre vai a recuperare qualche dichiarazione che magari è carina, salutiamo quelli che riesco a vedere. A parte Simona De Bartolomei, l'altro nostro contributo, c'è una nostra affezionatissima che è Marisa Pasquarello, salutiamoli. C'è Maria Raffa che ha fatto una sporta di domanda, dove dice, se non Sì, ricordo praticamente ha male. fatto spoiler rispetto all'assioma Sì. che diciamo, ha Ah. raccontato Infatti, Ilenia e che vero. poi anch'io adoro perché ho messo anche nella mia copertina di LinkedIn, non si può non Sì, comunicare, infatti. Esatto. diciamo, me lo voglio tatuare perché diciamo, Io ho un è aneddoto su questa cosa del non potentissimo. comunicare. Se volete, quando nel 74 uscì il libro, appunto, Pragmatica della comunicazione umana, ed era in fase di preparazione, insegnava a Stanford, se non sbaglio, Vaslavic, e quindi avevo proprio una classe di dotto di laureandi e quant'altro. Allora, siccome il libro, la prima stesura del libro, che comunque era un saggio scientifico, aveva destato molta curiosità da una parte, perché poi ricordiamoci, c'era Bevine e Jackson, gli altri due curatori insieme a lui. Jackson alla Stanford era un linguista di fama mondiale, cioè stiamo parlando di un tris di persone che poi hanno intorno a sé avevano tanti altri collaboratori. Il libro è veramente un capolavoro, tra l'altro di una prosa scientifica perfetta ed esatta, ma anche in chiave divulgativa. Un libro non per niente difficile, Pragmatica della comunicazione umana. Insomma, si era creato comunque un vespaio, perché quello che hanno fatto con Pragmatica della comunicazione umana, diciamolo in soldoni, è definire la comunicazione un comportamento umano. E in quanto Esatto. comportamento, in quanto comportamento non c'è il contrario di un comportamento, perché il contrario di un comportamento è sempre un comportamento. Dice, non pensate che se in treno non volete essere disturbati, facevo questo esempio, e vi prendete col giornale aperto a leggere, chi vi sta di fronte che stava cercando di attaccare il bottone capirà con quel comportamento comunicativo che voi non volete avere a che fare. Allora, c'è un famoso aneddoto, lui stava insegnando. Un giorno entra in classe perfettamente in silenzio. Si siede alla cattedra, posa la sua valigetta 24 ore, estrae il giornale dalla valigetta 24 ore e si mette a leggere. Nella classe, silenzio assoluto. Questa storia va avanti per quasi 15-20 minuti. Nessuno parlava, perché ovviamente era già un luminare quant'altro. A un certo punto, al suono della campanella di metà ora, Vaslavic chiude il giornale, posa il giornale.
e prima che gli studenti escono dice: questa è la dimostrazione del fatto che è impossibile non comunicare. Tutto quello che lui aveva fatto, che non aveva fatto, aveva creato negli studenti curiosità, scambi di opinioni e quant'altro, e quindi era stato un vero e proprio processo comunicativo. Fu una dimostrazione lampante nell'università in cui stava scrivendo quel libro e stava per uscire in una prima stesura di che cos'è la comunicazione. Questo viene spesso citato a torto o ragione in molti manuali di comunicazione che non hanno niente a che vedere con pragmatica e che quindi ci raccontano qualcosa. C'è una domanda, Ivan? No, c'era un commento rispetto alla mia idea di tatuarmi il primo assioma della comunicazione. Niente, era più un commento ironico e simpatico, grazie. Ironico e simpatico su questo. Va bene, allora, senti Ivan, siamo arrivati a 25 minuti. Sì, non diciamo che ci dobbiamo prendere un altro po' di tempo, poi in altre puntate per parlare di Vaclavic, perché abbiamo capito che è un argomento che più che interessare a chi ci ascolta, ma secondo me anche a loro, ma ci interessa a noi, quindi parliamone ampiamente nel nostro contenitore. Come dicevi Ilenia, bisogna sempre ripassarlo. È un libro da scrivania, e mi piace che abbia detto da scrivania, perché ha a che vedere con la professionalità di una persona, più che col comodino, che ha a che vedere con le passioni, insomma. Poi, se non c'è altri punti d'appoggio, va bene anche su uno sgabello, insomma, basta che ce l'hai vicino. Quella lo facciamo vedere, rieccolo qui, istruzioni per rendersi infelici, appunto, di Paul Vaclavic, un'introduzione a tutto quello che Vaclavic ha scritto sulla comunicazione umana, soprattutto sui problemi relativi anche alla coppia, e perché insomma anche in quello, nel matrimonio, nelle relazioni di coppia, si fa il vero infelice, riesce a raggiungere vette di lirismo, dice Vaclavic, che nessun altro riesce a raggiungere. E molto spesso, leggendolo, capirete che lo siete stati anche voi, grandi lirici dell'infelicità. Allora, Ivan, siamo arrivati, allora, io dico di passare alla seconda parte. È arrivato il momento di presentare la seconda parte, quindi parliamo del giornale che abbiamo appena pubblicato, e per l'occasione abbiamo con noi Arianna Greco, eccola qui, che è l'artista, che è l'artista di questo numero, un artista che a me piace molto, lo dico apertamente, perché ogni volta che non è la prima volta che collabora con noi, e di questo devo ringraziare Raffaello che me l'ha fatta conoscere, e ogni volta riesce a rappresentare poi l'essenza del numero attraverso la sua tratto, la sua poesia, diciamo. Sì. Ivan, facciamo vedere l'immagine prima di commentare assolutamente tutto quanto, sì, di presentarla. Ce l'ho, infatti me la stavo guardando mentre ne parlavo. Allora, come sapete, chi ci segue, come sapete benissimo, insomma, siamo arrivati oramai aiutami Ivan, 85esimo numero, era questo? Esatto. 85esimo numero, è il primo dell'ottavo anno di vita di Smart Marketing. Dal secondo anno sta partita questa, dal secondo anno, perché i primi sei numeri uscirono nel 2014, e dal 2015, appunto, dal gennaio del 2015, è stata lanciata questa proposta, questa idea della copertina d'artista. Lo dico sempre perché mi precio tantissimo di questa cosa qua. Precio vuol dire sono molto orgoglioso, ecco, lo traduciamo per chi non conosce il dialetto delle mie parti, diciamo. Sono molto orgoglioso di questa idea, perché effettivamente sposata da Ivan fin dall'inizio, perché siamo l'unico organo di stampa, insieme alla lettura del Sole 24 Ore, alla lettura del Corriere della Sera, che affida a degli artisti appunto l'identificazione, di identificare a mo' tutto il macro tema che appunto si va a affrontare nel mensile in questione. Questa una volta si parlava appunto di holiday working, dopo aver visto questa bellissima copertina, tra l'altro estremamente ironica, anche in questo chissà se il fatto di abbinare Vaclavic ad Arianna Greco, insomma l'ironia dell'autore, non sia stata anche in questo caso peregrina. Ok, torniamo a noi. Allora, Arianna Greco la conosco dal 2014, perché partecipa a una mostra a cui, come ospite, insomma, vado lì per vedere le e vedo questo quadro che era stato dipinto praticamente con del vino, perché dovete sapere che la ragazza che è in questione usa un mezzo del tutto particolare, che appunto è stata proprio l'inventrice di un sistema, l'arte enoica, che viene praticato nel mondo da 6-7 persone, fra cui la salentina di Porto Cesario Arianna Greco, che è una delle più chiamate, delle più contese a livello internazionale, una piccola perla per l'Italia e per la Puglia in particolare, e che dipinge appunto col vino. E che cos'ha di particolare questa pittura? Adesso ce lo dirà meglio lei in questo caso, perché poi è quello che le dà, come dire, che ne ha fatto una vera e propria professione, questa grande intuizione
e questa grande sensibilità. In questo primo anno di Copertina d'Artista, nel mese di ottobre 2015, decidemmo di fare un numero sul comparto enogastronomico, sul comparto del vino, parlando appunto, cogliendo l'occasione dell'anno, del mese della vendemmia. E quindi mi venne in mente di contattare quest'artista che potesse fare questa copertina. A distanza di 7 anni, Arianna, quando ho alzato la cornetta per chiamarla, perché la rivolevo alle prese con un altro soggetto, appunto Holiday Working, è stata entusiasta. Non mi ha fatto perdere manco tempo in arte di persuasione e quant'altro, ma è stata subito pronta. E questo, di questo volevo ringraziarla pubblicamente, perché non è una cosa affatto scontata. Ci siamo rivisti negli anni, abbiamo collaborato negli anni anche per cose che non riguardavano smart, ma avere la sua sensibilità nell'identificare la copertina, ne sono particolarmente orgoglioso e di questo ti ringrazio. Presentati, Arianna, e dici qualcosa della tua arte enoica. Grazie Raffaello. Allora, la mia arte enoica nasce, noi siamo conosciuti nel 2015 e ho iniziato nel 2012. Il mio percorso di studi è stato, come sai, completamente diverso. Ho liceo classico prima e poi la facoltà di odontoiatria e protesi dentaria a Bari, quindi un percorso medico rispetto a quella che invece è la mia passione, quella che è sempre stata la mia passione, quindi l'arte. Però i miei genitori non mi hanno fatto frequentare un istituto d'arte, un liceo artistico, nulla, che ho detto va bene, iniziamo questo percorso a prescindere. E nasce il tutto, tu hai visto il film documentario, perché poi negli anni praticamente è stato realizzato un film documentario, si intitola proprio Vino su tela, l'arte enoica di Arianna Greco. Ed è stato in tournée con la Farnesina, quindi abbiamo, cioè, proprio un film che racconta la mia storia. Quindi come nasce? Nasce da una storia d'amore, nasce questa passione per il vino, per la pittura con il vino, perché io non bevevo vino, lo dico sempre, sai, nel periodo universitario ci si dedica più alle cicchette, ai cocktail con le amiche, gli amici, però poi ho conosciuto questa persona che si occupa proprio di vino, quindi commercializza a livello internazionale, è abbastanza conosciuto nel campo enologico. E da lì cioè, ho visto che lui aveva fatto della sua passione un lavoro. Era talmente preso da questa passione, forse era preso più dalla sua passione che da me, che ho deciso di avvicinarmi a questo prodotto, di avvicinarmi al vino. Però non bevendolo, non apprezzandolo, ho iniziato a seguire dei corsi, a fare degustazioni e il primo esame, come sapete, è l'esame visivo. Ero appassionata d'arte, perché non utilizzarlo come colore? Alla fine, quando si osserva durante una degustazione l'unghia del vino, quando si piega il calice, si Sì, osserva per la vedere la parte. gradazione alcolica, sì. Più è sottile, E più no, si appare. vede proprio il Il colore perché ti colore. dà delle indicazioni sul vitigno, delle indicazioni eventualmente sull'annata, infatti i colori comunque cambiano. A quel punto ho detto, ma proviamolo su tela. Diciamo che non l'ho fatto subito, ci ho pensato un po'. Poi qualche produttore ha iniziato ad invogliarmi, Arianna, provaci, provaci. E da lì ho preso una tela, una bottiglia così veramente dal supermercato di fronte casa quando abitavo a Bari, e ho iniziato a dipingere questa prima tela che poi è stata acquistata da un collezionista svedese, che è diventata anche la copertina di un libro Subito immediatamente. internazionale, cioè prima opera subito internazionale. La prima opera. Faccio questa prima opera e ho detto, ma vabbè, questo è un primitivo di Manduria, vediamo un attimo che succede. Ciò che mi ha colpito è stato, come dicevi tu, il cambiamento cromatico di quest'opera, perché inizialmente il vino ha un determinato colore. Successivamente, sia grazie all'ossidazione che viene a contatto con l'aria, sia per fenomeni chimici, quindi antociani, tannini, varie combinazioni, subisce una trasformazione, quindi invecchia. E sulla tela lo fa in maniera veramente rapida. Ho visto questo primitivo che dapprima era rosso diventare viola. Da viola, nel corso del tempo è diventato color mattone. Lì mi sono fermata, nel senso che non sapevo che si dovesse effettuare un trattamento perché era in assoluto la prima opera, non sapevo che si potesse, io lo riduco il vino ora per avere un'intensità cromatica maggiore e quindi poter realizzare le zone d'ombra, soprattutto durante i live, immediatamente, senza aspettare l'asciugatura e quindi applicarlo successivamente. Poi nel corso del tempo ovviamente le tecniche cambiano. C'è Da lì ho detto, un'alchimista. vabbè, proviamo, sì, un altro vitigno, quindi Negramaro. All'inizio ho provato questi tre vitigni pugliesi.
Immediatamente ho pubblicato, sono stata chiamata dal direttore di un museo nel Lazio che mi ha fatto rappresentare 25 anni di una fondazione, primo museo, secondo museo, le varie nomine. Sempre nello stesso anno, lì poi è stata, diciamo, non una svolta, però qualcosa di strano, perché ogni tanto succedono cose strane. Ricevo una mail. Diciamo, dall'ufficio di Salvatore Ferragamo, dallo stilista, quello era il primo anno pure, che voleva fare una mostra con le mie opere, mi ha affittato tutto un palazzo, Bartolini Salimbeni a Firenze, e voleva una sua opera per la collezione privata della famiglia Ferragamo. Vabbè, mi stanno prendendo in giro, ero convinta Sì, uno che lo mi pensa il fossero. primo anno, Ma sì, ho effettivamente. detto vabbè, non è fattibile, non è possibile, mi stanno prendendo in giro. E invece no, era vero, quindi ho fatto questa prima mostra a Firenze. Prima mostra, diciamo, fuori dalla Puglia, a Firenze, per Ferragamo, alla mia opera, a delle collezioni da Mantegna, delle collezioni incredibili, ovviamente, nella sua azienda vinicola. C'è proprio tutta un'area dedicata al vino, vino e arte, bellissimo. E da lì poi ho iniziato, diciamo, sì, con l'estero. Come sai, firmo le immagini ufficiali di alcune fiere internazionali dei vini, quindi dal Brasile. Quella del Brasile sono 5 anni. Sono stata in Brasile, perché mi È volevano come stata, ospite. hai fatto una masterclass, diciamolo, perché insomma per stare Sono stata lì all'età. perché c'era proprio la fiera, visto che Sì, ma l'immagine non parlavo di ufficiale. quello, non parlavo di quello. Andando più velocemente, mi piaceva molto che tu parlassi dell'Ermitage, insomma, no? Uno dei più Pure la importanti musei Russia, al sì. mondo, dove viene chiamata Arianna Greco per fare una E masterclass, io pure lì ho visto detto, che mi stanno bisogna essere prendendo in giro. quantomeno, bisogna essere artisti morti per poter essere esposti lì e fare qualcosa. Quindi, come Allora, dire, ero a farlo da tavola, non so vivi non se. è da tutti, insomma. Ma ero a tavola con mio padre, ho detto, cioè, che poi lui mi prende in giro più volte, ho detto, papà, ma sai che la prossima mostra, ero tornata da Mosca, la prossima volta l'appuntamento è all'Ermitage, se non sbaglio. Mio padre, Ah, Arianna, ma sei sicura? Ho un museo minore. detto, aspetta, fammi andare a controllare la mail, facevo, perché c'era il Golden Tour che mi avevano organizzato. E te va all'Ermitage, ma se sei proprio sicura? E là poi ho iniziato a focalizzare. Beh, Cioè, sì. perché mio padre è sempre un po' così ogni tanto, la stessa cosa quando dovevano proiettare il film dov'era? In Azerbaijan, glielo ho comunicato, ho detto che l'Istituto Italiano di Cultura proiettano il film su di me in Azerbaijan, ma secondo te chi ti andrà a vedere? Cioè, mio padre fissa, anche Quindi, se ora cerca un po' di guarda, incentivarmi, perché all'inizio però si è abituato, va. guarda. E niente, cioè, quindi sì, Russia, Brasile, quest'anno ho saltato la Russia anche l'anno scorso perché col Covid il governo ha deciso di non farmi partire, anche lì firmo l'immagine ufficiale della Fiera dei Vini e dei Distillati di Sochi, tra le altre cose, c'è cioè un Insomma, crescendo. Cioè, hai fatto tante cose, ecco, ci stai facendo sentire veramente. piccoli, va bene, ma va bene così, insomma, hai Capisci fatto che tante cose. essendo cresciuto in 6 anni, quando l'ho richiamata, ho detto ora farà finta neanche di conoscermi al telefono. E invece sai come mi ha risposto al telefono? Col nomignolo che mi ha dato nel 2015. Direttore mi ha chiamato, cioè questa, io mi sono pliciato così tanto che tu non lo puoi, orgoglioso, voglio dire. Ok. Allora, Ivan, fai la Sì, domanda, Arianna, importante. sì, Sì. assolutamente. Allora, questo, per chi non lo sapesse, diciamo, per chi ancora non ha avuto modo di leggerlo, il numero in pubblicazione questo mese è Holiday Working. Sostanzialmente va a fotografare quello che è un trend che è partito un po' l'anno scorso e che si è consolidato un po' quest'anno, che è quello di lavorare in un luogo diverso da quello dell'ufficio canonico, che appunto l'anno scorso aveva avuto un grande boom a causa della pandemia, che diciamo ha portato come effetto positivo quello di conoscere anche questa modalità di lavoro, con tutti gli effetti invece negativi che ha portato al seguito, ma quello li conosciamo tutti. E questa, diciamo, quello che era l'anno scorso, il remote, lo smart, il south working, quest'anno si è trasformato in holiday working, cioè un passaggio ancora in più. Cioè, quindi l'idea di poter lavorare in un posto di vacanza sostanzialmente, non perché per essere in vacanza tutto l'anno, ma per essere invece produttivo in un posto diverso di quello di una grande città, un posto che appunto più ci piace. Ora io guardando un po' la tua copertina che adesso vado a mettere, mi sono interrogato un po' su quello che hai voluto rappresentare, perché vedo sì una persona
in questo caso un uomo in abito, lavorare con il cocktail e la maschera all'interno dell'acqua, però non lo vedo particolarmente felice, o almeno quello È vero. che mi sembra, lo vedo anzi molto quasi un po' ingobbito, riverso verso lo schermo, che in qualche modo riporta quello che è forse anche una concezione che sta venendo avanti anche appunto in questo anno. Cioè che lavorare da casa o in vacanza in qualche modo ti spinge a lavorare di più rispetto a quello che facevi in ufficio, perché sei sempre, tra virgolette, connesso, sei sempre, tra virgolette, reperibile. E ho letto bene la tua opera o magari tu hai tutta un'altra suggestione che magari non ho saputo leggere? Se ci fai caso, lui è molto concentrato, osserva lo schermo, ha la giacca, quindi è come se fosse una videoconferenza, ma nello stesso tempo è distratto dal posto. È vero che si trova in acqua, ho cercato di ironizzare in questo modo, però se è una videoconferenza, lui è concentrato e guarda lo schermo, ha allo stesso tempo la maschera sulla testa che lui ha dimenticato di togliere perché comunque è distratto da questa vacanza ed ha il boccaglio. Quindi è vero che si può fare, che si può lavorare in quelle circostanze, però si rischia anche di essere distratti e di non dare pienamente i risultati che un altro comunque si potrebbero dare in un luogo un po', diciamo, chiuso e dedicato al lavoro, altrimenti non li avrei posizionato nella maschera, nel boccaglio. Lui l'ha dimenticato, è talmente concentrato e preso dal far finta con questa giacca che si è scordato. Ok, quindi tu hai dato Non fa sempre una bene, lettura secondo assenteista, hai dato una lettura assenteista all'holiday working, se me. posso, diciamo, meno produttiva di quello che si può immaginare. Sì. Ho Ok. Sì, ma ironizzato e comunque sì. In realtà, Ivan, nella scrittura, nella lettura che ne ho fatto, io avevo colto questa stessa cosa che hai colto tu, effettivamente. Immagino. La faccia seria. In realtà non si sta godendo nessuna delle due situazioni. Non si sta godendo, non è produttivo sul lavoro e non si sta godendo manco le Questa è vacanze. una terza Quindi, chiave di come lettura. dire, da sopra in Vorrebbe su, fare tutto, non fa però alla niente. fine. Dai, è tutto. Come dicevano le nostre nonne, chi tutto vuole, niente Nulla acchiappa, stringe. insomma, una cosa Nulla del genere. Mi stringe. ricordo. Senti, ma facciamo vedere qualche commento perché penso così interagiamo anche con la nostra comunità, Sì, perché ci sono un sacco di vabbè. complimenti. Facciamoli Bellissima la vedere. copertina. Complimenti Arianna Greco, artista top. Matteo. Sempre fantastica. Simona De Bartolomeo, Dipingere la col nostra. vino, wow, bellissimo. Quindi giusto per farti vedere alcune delle Ok. persone che ci sta scrivendo. Va bene, va bene. Allora, bene, oggi sfiguriamo proprio io e te, Ivan, con queste due Sì, splendide fanciulle, tra infatti. l'altro, in video. Comunque sia, a prescindere da questo, Troppo abbiamo presentato gentile. tutte. Vorremmo raccontare appunto qualcosa su quello che è appunto il numero che ci siamo inventati in redazione, perché volevamo a giugno, cioè uscendo a fine mese di ogni mese, uscendo a fine maggio, volevamo anticipare prima dell'entrata in vigore del primo mese estivo, che se vogliamo è già giugno col caldo che fa sempre in Italia, dovuto anche al riscaldamento globale, appunto abbiamo voluto parlare di questa nuova modalità che è appunto l'holiday working, di cui hanno parlato Il Sole 24 Ore, ma ci sono state diverse realtà. Ovviamente all'interno del nostro giornale, a parte la splendida sintesi che solamente l'arte riesce a fare, perché un'immagine vale più di tante parole, e quindi la sintesi che l'ha fatta Arianna, dai là a quelli che poi sono gli articoli che troverete dentro il giornale, che sono sia in chiave, come dire, di opportunità e possibilisti, perché noi siamo fondamentalmente ottimisti, ma sono anche un attimino di analisi. Ci sono stati alcuni articoli, ci sono alcuni contributi che si sono soffermati più che altro sugli aspetti anche un po' complessi e complicati dell'holiday working. Ecco qua, io mi sto facendo vedere il nuovo numero che appunto trovate già. L'altra sera ho visto il film Nomadland, appunto quello che ha vinto, ha trionfato la notte degli Oscar, che ha vinto l'Oscar per il miglior film, la miglior regia, tra l'altro la giovanissima Chow, la Chow, che appunto è una cinese naturalizzata statunitense e che quindi vede l'America attraverso il suo sguardo di seconda generazione, appunto in America. E vi posso dire che anche lì, se anche non si parla di nomadismo digitale, ma si parla di nomadi comunque lavorativi dovuti alla grande recessione che c'è stata in America all'indomani della crisi dei mutui subprime, è un film che vi consiglio perché effettivamente troverete molte, molte riflessioni attente all'interno. E niente, volevo appunto sentire in questo senso sia Ivan che anche la stessa
la stessa linea. Quindi non so chi vuole cominciare in questo senso, perché io credo che sia un argomento interessante il poter viaggiare, andare in vacanza, prolungare la vacanza e lavorare da posti bellissimi, ma che bisogna anche saper prendere con le giuste pinzette, altrimenti si corre il rischio di non godersi né uno né l'altro, come ci ha illustrato magnificamente Arianna Greco. Allora, Beh, chi vuole parlare per io primo? farei rispondere Ilenia per Sì. prima, che ha fatto poi anche un pezzo che trovate, adesso lo vedremo, sul Assolutamente. nomadismo digitale. Ecco, tu di cosa ti sei occupata nel tuo contributo, Ilenia? Dillo, così lo diciamo a favore di lettori, insomma, Sì. di telespettatori, diciamo. Sì, allora nell'articolo sono andata proprio ad analizzare cosa si intende per nomadismo digitale, ma soprattutto sono andata a sottolineare il concetto che si trova alla base del nomadismo digitale, ossia il concetto della libertà. Perché per nomadismo digitale si intende appunto quel professionista che lavora tramite le tecnologie della comunicazione, spostandosi lungo tutto il mondo, in qualsiasi zona del mondo. Ciò che quindi lo spinge è proprio il concetto della libertà. Sono andata sul sito nomadedigitali.it, dove è stato stilato un curioso e simpatico manifesto che identifica proprio le caratteristiche del nomade digitale. Quella che il punto, diciamo, che più mi ha colpito è stato proprio il concetto della libertà, in quanto si sostiene che non siano importanti le ricchezze materiali, quanto piuttosto la libertà di potersi muovere, vista proprio come un diritto dell'essere umano. Lo stesso concetto di libertà, tra l'altro, si rinviene anche in un libro importante, è stato scritto da Gianluca Gotto, che è stato uno dei primi nomadi digitali italiani, parliamo già di 10 anni fa, quindi ben prima della Quando non pandemia. era di E moda, lui diciamo. Esatto, nel libro, lo leggo per bene, Le coordinate della felicità, di sogni, viaggi e pura vita, dove lui scrive proprio: ciò che volevo più di ogni altra cosa era la libertà, cioè sognavo una vita libera. Io ho letto questo libro l'anno scorso, durante il primo lockdown, ho letto le prime pagine e ho pensato: ok, questo libro è pericoloso, nel senso ti entusiasma, ti fa proprio venire quella voglia di viaggiare, di lavorare, di ok, basta, cambio lavoro, voglio vivere e lavorare anch'io così. Poi man mano che si va avanti nella lettura ti riporta un po' con i piedi a terra, cioè ti spiega quali sono state le difficoltà iniziali del primo spostamento, ma poi tutte le difficoltà che vi sono nello svolgere un lavoro di questo tipo, perché comunque, come ho scritto nell'articolo, non è una vita in vacanza, ossia bisogna comunque lavorare, bisogna essere produttivi. Ad esempio, lui stesso dice: io so che devo lavorare un minimo di 2 ore al giorno. Lui è in questo caso un blogger e scrittore, per cui per quelle 2 ore io devo cercare la condizione migliore che mi consenta di essere produttivo. Quindi non posso viaggiare, non posso muovermi più di tanto. Comunque devo produrre, devo essere concentrato, devo trovare una connessione wifi e quindi in qualche modo sono limitato. Dopodiché, nelle restanti ore libere, posso allora muovermi. Quindi c'è il concetto della libertà di andare in qualsiasi nazione si vuole, ma comunque di avere dei limiti, cioè quelli relativi alla produttività delle ore lavorative, che comunque rimane ed è importante e fondamentale. E infatti sono andata proprio spinta da questo monito importante, sono andata anche ad individuare quelle che sono le caratteristiche più importanti per diventare un nomade digitale, quelle prerogative, quindi se vogliamo anche un po' più antipatiche, ma che dobbiamo prendere in considerazione. Quindi non soltanto il posto bello che ci attira. In questo periodo sicuramente dobbiamo valutare quella che è la condizione Covid, quindi valutare le problematiche, Salutare, il certo. contagio che c'è nelle varie zone, la necessità di Green Pass, vaccinazioni e quant'altro. In generale, il primo elemento da considerare sono sicuramente una connessione internet potentissima, una wifi potente, per cui se anche io mi trovo in una nazione e per ipotesi oggi ho deciso di voler scalare la montagna, non posso farlo se là non c'è la connessione adatta che mi permetta di lavorare, sono Che comunque sembra una vincolato a banalità, ma questo. spesso si trascurano proprio le E cose infatti, fondamentali. esatto.
Considerare chiaramente la necessità di visti, permessi e quant'altro per poter entrare in un paese piuttosto che in un altro, considerare poi, oltre al costo della vita, in base a quelle che sono le proprie condizioni personali comunque, Fondamentale. considerare anche la presenza degli community, che può sembrare un elemento secondario. Ma in realtà è importante, in quanto molto spesso presi dalla foga, dall'entusiasmo del viaggio, ci si dimentica che trovarsi soli, completamente in solitudine, in un posto isolato, molto lontano da casa, può essere problematico a livello di amicizia, ma anche per, se vogliamo, cercare di risolvere alcuni problemi che comunque possono appunto capitare, perché ricordiamo, non è una vita in vacanza. Giusto. Tra No, l'altro, scusami, prego. vai, Raffaello. No, voglio fare una domanda ad Arianna, fai la tua considerazione, poi. No, dicevo che è interessante quello che diceva Ilenia, perché in qualche modo ci riporta ad una condizione di lavoratore che spesso e volentieri viene in qualche modo messa, tra virgolette, da parte o in secondo piano quando si parla di nomadismo digitale o quando si parla di smart working e quant'altro. Questo perché? Perché evidentemente prima ancora di parlare di lavorare in vacanza, bisogna parlare di lavorare e quindi di una grandissima etica del lavoro che evidentemente deve in qualche modo avere la persona che fa questo tipo di scelta e poi degli obiettivi chiari, non solo se appunto si parla di un freelancer, sapere qual è l'obiettivo da portare a termine, come diceva Elena, quelle 2 ore al giorno, Fortunato, fortunato no, 2 ore. se magari aveva Fortunato. deciso che in quel periodo doveva scrivere un libro e sapeva che magari quelle 2 ore gli erano sufficienti per portare a termine nel giro di 2 mesi, non so, un libro da pubblicare, ma anche magari obiettivi aziendali che uno sa che nel mese deve aver fatto un certo tipo di attività. Quindi questo sicuramente è importante. È chiaro che, per esempio, lavorare 2 ore al giorno e vivere con un tenore di vita europeo è complicato, ma magari se vivi in Thailandia, tu con quelle 2 ore al giorno riesci, per esempio, a vivere in maniera anche ragionevole. Quindi anche questo bisogna valutare, perché molti, lo scrive bene, lo scrive anche Irene nel suo articolo, molti nomadi digitali scelgono proprio destinazioni, più in qualche modo Esotiche. a buon mercato, per poter vivere una vita tranquilla e lavorare in maniera magari con l'Occidente sostanzialmente. Quindi, Stato. questo è un altro aspetto importante. Però quello che ci tengo a sottolineare è proprio la produttività, cioè, ma lo vediamo anche nei sondaggi, nelle analisi di mercato. La produttività in questo anno e mezzo di pandemia, di lockdown, è aumentata, cioè si poteva pensare che un lavoratore fuori, diciamo, da quella che poteva essere il controllo o il classico ufficio lavorasse meno e invece si è trovato a lavorare molto di più, quindi in maniera molto più produttiva. E questo è un aspetto molto importante, ecco, quello da sottolineare. Sì, allora io volevo fare appunto una domanda prendendo spunto da quello che ha detto appunto Ilenia, l'ho detto prima mentre parlava, dicevi il fatto fortunato lui che può lavorare 2 ore al giorno, perché in Vero. realtà sì, perché insomma è un privilegiato, diciamoci chiaramente. Io penso che bisognerebbe partire proprio dalla lingua, no? Cioè da quello che sta scritto, dalle lettere, no? C'è la parola holiday e c'è la parola working e sono tutte e due hanno lo stesso peso. E benché, come dire, l'aspetto vacanziero, l'aspetto di evasione sia messo come prima parola, la seconda non è che scompare in questo caso, quindi il fatto di andare a lavorare in vacanza o di spostarsi, di essere nomadi digitali o quant'altro, io ho letto più o meno anche 5-6 anni fa, 4-5 anni fa, il libro che si chiamava Solo bagaglio a mano, che parlava di un giornalista freelance che appunto parlava di questo, ora non mi ricordo l'autore, scusate ma l'età sta avanzando, quindi sto dando colpe anche con i titoli dei libri, ma è appunto lui porta in questo libretto della Feltrinelli, gli spiegava appunto che sì, è una vita che ha tanti vantaggi, ma è una vita che comporta un maggior carico di responsabilità. Perché il viaggiare è bello, ma comporta un maggior causa di stress, maggior causa di lavori e più cose da tenere presente. Perché un conto è che tu sei stanziale e stai in un posto, un conto è che tu conduci una vita in spostamento, no? Come diceva il buon Zygmunt Bauman, che abbiamo citato, che presto tratteremo perché è stata una mancanza. Spoiler. Sì, ma lo tratteremo perché insomma non se ne dimentica, ma a me, a Ivan, e pure tutti e due l'abbiamo letto. Lui parlava della vita liquida, della vita dello spostamento. Sì. Diceva che sulla.
Oramai il mondo è come se fosse ricoperto da un'intera lastra di ghiaccio molto sottile, e l'unica maniera per non sprofondare e rompere il ghiaccio è quello di correre e pattinare più velocemente. Mi rivolgo adesso all'artista Arianna Greco. Arianna, tu che fin dall'inizio, cioè dopo il primo mese, dopo la prima opera, sei diventata internazionale, hai fatto del viaggio la tua raison d'être, no? In questo senso. Infatti, io mi ricordo che quell'anno che ti contattai, tu sei stata, se non sbaglio, solamente 2 mesi in Italia, se non sbaglio, nel 2002, 3 mesi, Sì, ero perché mi sempre ricordo. in giro. Allora, parlaci della tua esperienza, appunto, magari chiamiamola anche holiday worker in questo senso, perché comunque ti sei spostato in Brasile, certo c'è clima quasi tropicale, quindi è sempre bella tutto l'anno, ma ti sei spostato in Brasile per il festival sul vino, lì sei stata in Russia, spero non in pieno inverno, ma sei stata all'Ermitage, spero quantomeno più, Anche. anche, vabbè, ma sei stata anche in autunno, quindi raccontaci la tua esperienza di artista internazionale che si è spostata per seguire gli eventi del vino e quant'altro. Secondo te questa modalità è il futuro che tocca più o meno a tutti noi, oppure è un qualcosa che vogliamo, possiamo o non possiamo abbracciare? Perché io credo che sia il futuro e che il lockdown ce l'abbia dimostrato, che oramai pensare solamente di vivere e lavorare per sempre in un posto, già il mito dell'unico lavoro non esiste più. Adesso non esisterà manco più l'unica città, quindi raccontami il tuo punto di vista e dimmi cosa ne pensi. Mi sa che quell'anno a cui ti riferisci, tra l'altro, facevo vai e vieni, soprattutto dalla Russia. Anzi, quando andai in Brasile quella volta, cioè fu un mese particolare, feci questi Infatti. 15 giorni in Brasile, perché poi dietro ad un evento c'è sempre una preparazione, A perché va bene voglia. l'immagine ufficiale, però anche per andare in Brasile, così come per portare le opere in Russia, ci vogliono i documenti, ci vogliono le autorizzazioni, poi quando c'è l'artista vivente per passare dalla dogana, ci sono comunque delle dichiarazioni da fare per le tele, perché io avevo delle mostre lì, quindi c'è tutto un lavoro, cioè per stare anche tipo 3 giorni a San Pietroburgo, c'era un lavoro di un mese e mezzo, che comunque è stato fatto prima. Stessa cosa per il Brasile. Io quella volta mi feci sì, Brasile, poi tornai dopo 2 giorni, partii lì, 35 gradi, era marzo più o meno, perché sì, se non sbaglio era marzo, marzo inizio aprile sono tornato, ho fatto 2 giorni in Italia, sono ripartita, però era già tutto pronto, tutte le spedizioni erano state fatte, qualunque cosa era già pronta, con un lavoro pregresso. Ho fatto 2 giorni in Italia, sono partita per San Pietroburgo, ritornata con tutto pronto, lo ripeto perché quello era fondamentale. Sono stata altri 2 giorni in Italia e poi avevo il Vinitaly. Anche lì ogni cosa era stata inviata prima, cioè va bene l'holiday working, cioè comunque va bene il viaggio, però per quel mese di spostamenti, per esempio, nei giorni in cui io rientravo, ero H24 a preparare le altre partenze o H24 a preparare tutto il resto. Ci vuole una Quindi grande stai dicendo che ci vuole organizzazione. maggior professionalità quando si fa il nomade digitale o il nomade lavorativo, questo. Sì, ci vuole maggior impegno nei momenti in cui tu riesci a trovare il tempo in questo caso. Sicuramente col lockdown è cambiato tutto perché io non ho più fatto viaggi. Sì, come estero, l'ultimo viaggio è stato prima del lockdown, ovviamente. L'anno scorso hanno riaperto e quindi vabbè, ci sono stati degli eventi soliti perché io premio per i migliori vini d'Italia, se ti ricordi, forse non lo sapevi, però consegno i premi sono miei per i migliori vini d'Italia. Ed è stato forse uno dei pochi eventi che hanno dato un po' di respiro, perché per il resto anche lì poi c'era la preparazione, i premi vanno preparati, ci sono 10 premi, ogni tela deve essere preparata, devi aspettare l'asciugatura, devi fare comunque. Devi Una lavorare, ecco. preparazione, diciamo, è così, Sì, una come. preparazione che non è una preparazione di un giorno, nonostante lì si stia magari 1 ora o 2 ore, la preparazione è di 10, 15, 20 giorni ogni volta. Però spero che il tutto si riprenda perché il mio lavoro consiste proprio in quello, cioè va bene, si posso dipingere anche qui, poi ci sono opere acquistate, eccetera. In questo periodo, vabbè, vado un po' avanti con l'altra, con la serie delle Barrique, edizione limitata, come hai visto, con Massimiliano Apollonio. Però ciò che a me piace fare è viaggiare, essere presente agli eventi, perché poi l'atmosfera che si Fare il respira. nomade, non Fare il digitale, ma nomade, il sì, nomade. lavorare in quel momento, in quel Il modo, nomade perché comunque artistico. il contatto con la gente è vita, almeno per me è vita, altrimenti avrei fatto il dentista, ok?
ovviamente, sarei stata chiusa in quello studio a Anche il curare dentista è a denti. contatto con la gente. Sì, però è Sì, diverso comunque io. sì, diciamo una parte Molto della meglio. gente, soprattutto. Una parte Una della parte della gente gente. può molto meglio riuscire a viaggiare e divertirsi perché il vino è convivialità. È quello, Poi vero. comunque devi essere nel momento in cui vai ad una fiera, nel momento in cui sei lì. A me capitava, per esempio, era proprio lì all'Ermitage, c'erano anche dei salvagoccia che riportavano le mie opere e c'erano questi russi che venivano e volevano l'autografo, cioè, ma veramente anche questi cioè, mi stanno chiedendo l'autografo o mi stanno prendendo in giro pure loro. Ma cose strane. Credimi, però è vita perché riesci a respirare, quindi Diciamo io che è l'anno in del cui mio hai figlio fatto, scusami, come nomade. l'anno in cui hai fatto la nostra copertina, praticamente è stato l'anno di svolta per te, il 2015. Sì, ma ho fatto sempre, cioè, ho fatto Miami, ma tante tante cose. Miami pure è stato carino, era Miami Beach con la Camera di Commercio italo-americana, c'è cioè la presentazione di Rosati Pugliesi in determinati locali lì a Miami. C'erano dei personaggi che fanno TV lì dedicandola al mondo del vino, che comunque sono di settore. Bello, c'è Niente, tutta una Raffaella, vita avremmo dovuto particolare. fare un'intervista a Arianna come nomadi e come lavoratrice nomade. Come Quando nomade, quando, perché Iva, consiste in scusami, quello. quando io l'ho richiamata pensando che, a Era parte che d'uopo. avrebbe, no, ma pensando che avesse la sensibilità per interpretare qualunque soggetto, e non avendo in previsione comunque un numero sul vino, perché se facciamo qualcosa sul vino fa da sé che sei tu l'unica che chiamerò, perché mi sentirei di tradirti se chiamassi un'altra esperta di arte noite, insomma, no? Ormai io sono fedele alle prime artiste, no? Dicevo, ma Grazie. direi tutto quanto, proprio perché parlavamo del fatto di spostarsi per lavoro, e Arianna è l'artista più internazionale che conosco fra quelle che abbiamo chiamato, perché lei ha questo aspetto sia artistico che commerciale, che l'ha sposato alla perfezione, nel senso che fa sia l'immagine coordinata, il Festival del Vino, il festival che fanno in Brasile, è uno degli eventi più grossi che fanno sul vino a livello Sì, mondiale, cioè perché stiamo parlando, cioè, dura un lui anno. appunto, e Dura un quindi è anno e si fa a tappa ogni mese, tipo Rio de Janeiro, San Paolo, Curitiba, sono tappe di ogni mese. Ed è realizzato da Beto Duarte, che è un giornalista di Sky, cioè lui realizza comunque il presidente, diciamo, di questo festival, è Beto, che ha realizzato tipo 250 documentari sul vino per la TV brasiliana. Documentari che vanno al cinema, lavora per Sky, comunque un personaggio. Ma stessa cosa, tipo, perché loro ci tengono molto, l'evento di Sochi è molto bello, perché il presidente è anche il presidente dei ristoratori di tutta Sochi, a Sochi che è sul Mar Nero, dove si tiene anche il Gran Premio. E riesce a coinvolgere tutta questa gente. Loro l'hanno fatta la fiera, però non hanno voluto gli italiani, ovviamente. La fiera è stata fatta il 31 marzo, se non sbaglio. Ora non ricordo il giorno perché non ci sono andata. E lì il governo controllava le entrate nella fiera tramite un certificato. Il certificato che loro avevano sul cellulare d'avvenuta guarigione. E quindi è stato possibile realizzarla, cosa che noi il Vinitaly non abbiamo potuto fare, non l'abbiamo fatto. Io non so se c'è qualche domanda, mi piacerebbe che il pubblico interagisse, perché No, insomma, se vedo la gente credo collegata, che però stiano ascoltando attentamente, estasiati infatti, dalla vita di Arianna, come io me. voglio dire una cosa, perché lo so che posso sembrare un atto di piaggeria, in questo senso, quello nei confronti di Arianna, però penso che sia una caratteristica importante che, secondo me, un lavoratore di qualunque tipo, stanziale o nomade che dir si voglia, dovrebbe avere, è che identifica i grandi, non solo artisti, ma i grandi uomini e le grandi donne, sia l'umiltà. E devo dire la verità, la cosa bella di Arianna, a prescindere che sta collaborando, dopo l'Ermitage collabora con Smart Marketing, io ho grande fiducia nel nostro mezzo, ma sappiamo che non siamo a livello della terza o quarta impresa museale al mondo, insomma, no? Ma la cosa bella è che Arianna è rimasta molto fedele al suo territorio, ha partecipato anche al Due Mari Wine Fest, ha partecipato al Med Festival, dove ci siamo ritrovati e dove io l'ho omaggiata perché lei fa parte di una mia lezione su cinema e vino, quindi insomma l'ho storicizzata in questo caso, no? Per quanto riguarda questo. È questo che mi piace di lei, che lei non disdegna e non fa, cioè lei davvero è quella persona che puoi trovare sia nella estemporanea che ha fatto a Bari in un bellissimo negozio di moda che ti venivamo a trovare un paio di anni fa, ti ricordi? Sì, Venivamo mi tutti ricordo.
con Simona, con Maddalena e quant'altri, con Simona De Bartolome che era collegata, sia appunto poi lo ritrovi appunto in Brasile o quant'altro. Io credo che questa dimensione umana dovrebbe essere il traguardo per chiunque di noi, perché ma da sé che uno si monta la testa se da viva espone all'Ermitage, però insomma, è come dire, in questo caso è forse questa la caratteristica più bella di questa persona, che come ho detto non mi ha fatto penare per nulla, ha subito detto sì, va bene, faccio la copertina, e questo penso che sia molto importante. Grazie. Sì, perché sappiamo costruire anche un rapporto, insomma, in questo senso. Ari, volevo coinvolgere velocemente gli ultimi 3 minuti, appunto siamo già oltre, la nostra Ilenia. Ilenia, c'è qualche domanda che vuoi fare tu ad Arianno, viceversa? C'è qualche domanda che mi volete fare? Sentiamo. Ma io appunto ho notato che lei ha sottolineato anche una serie di problematiche, no, legate al lavoro nomade, che è un po' quello che ho poi anche scritto nell'articolo. E quindi le volevo chiedere, però in tutti questi viaggi, in questi spostamenti, hai avuto il tempo di fare la cosiddetta nomade lavoratrice, nel senso goderti anche il tempo libero, viaggiare, vedere i posti, perché il nomade fa poi anche questo. Sì, ne ho avuto la possibilità quando era stato programmato, per esempio Miami Beach, c'erano delle giornate in cui ero completamente libera e quindi ho potuto girare, anche se giravo da sola, perché alla fine magari i produttori stavano in quel momento con i buyer, e ho la possibilità di girare per Miami Beach ed è stato bellissimo. Stessa cosa in Brasile, alla fine la fiera si durava poco, cioè poco, voglio dire, la fiera durava 1 o 2 giorni, sono stata lì 15 giorni, quindi ho avuto la possibilità di girare per San Paolo, andare a Casa Italia, vedere i vari quartieri di San Paolo anche di notte, perché comunque andava visto. Stessa cosa a Mosca. Mosca, prima di partire, sono andata a visitare la metropolitana, una delle ultime volte, la metropolitana monumentale, di notte, alle 10 di notte, il taxi ce l'avevo alle 5 del mattino, vabbè, ne approfitto, non dormo e vado a girare per la metropolitana monumentale perché andava vista. Giusto. È una questione di Comunque, quindi senso. come dicevamo, nei Vai, vai, ritardi, anche Praga, ero svolto con il la regista. lavoro. Bisogna sì cercare di ritagliarsi i momenti. A Praga mi sono persa, eravamo io e la regista all'Istituto Italiano di Cultura, la sera siamo uscite per forza perché stremate, ma comunque siamo uscite dopo la proiezione del film e siamo riuscite a vedere un po' di Praga, stessa cosa il giorno dopo. Cerco sempre di aggiungere delle giornate per poter visitare, perché altrimenti sarebbe un peccato. Avevi già Esatto. visto il film Hostel quando ti sei persa a Praga? Perché è un horror girato proprio da quelle No, parti. Meno male, perché sennò non rideresti mentre lo racconti. Allora, Ivan, lasciamo a te le conclusioni. Sentiamo, perché mi sa che sì, siamo no, arrivati. guarda, un po' è stata una chiusura ideale rispetto a quello che abbiamo raccontato, perché Arianna ci ha raccontato tanto, tantissimo di lavoro e ci ha raccontato però, anche grazie all'ultima domanda di Ilenia, quanto è riuscita a godersi di quei viaggi fatti per lavoro. E quindi in qualche modo sposa quello che ha anche detto Raffaello, le due parole cardini del nostro numero, che sono holiday e working, quindi vacanza e lavoro. E tutto questo per me credo che sia fondamentale, perché sempre più lo leggevo anche oggi, non so se l'aveva scritto stesso Ilenia nel suo articolo, ma il World Economic Forum dice Sì. che quasi il 50% delle persone nei prossimi anni nel mondo lavorerà da remoto. Davvero, davvero tanta, tanta, tanta gente. Quindi, E la tendenza è quella, Ivan, caro. esatto. E quindi questo significa che le città cambieranno, il lavoro cambierà, noi stessi cambieremo. Se tu cambi il mondo in cui lavori, cambi poi effettivamente anche il lavoro che fai. E quindi questo sarà davvero molto interessante da poter descrivere poi e da vivere negli anni a seguire. Va bene. Allora, senti, Ivan, io voglio dare l'invito un'altra volta ad andare a scoprire innanzitutto Smart Marketing, non me ne voglia Vaslavic, ma poi magari proporrò anche il libro di Vaslavic, all'ultimo numero appunto di Smart Marketing che è già online sul nostro sito e trovate su LinkedIn, su Facebook e anche su Instagram, se non sbaglio, Sì, appunto ovunque. anche tutta la pubblicazione social, quindi da lì potete accedere ai vari articoli oppure andare a trovare Smart Marketing, se mi è primo risultato su Google, e potete leggerci proprio in sequenza, c'è la copertina d'artista, l'editore di Ivan, l'editore mio, l'articolo, lo splendido articolo sul
Nomadismo Digitale di Ilenia e anche degli altri contributor. Come sapete siamo trasversali, andateci a leggere. Ricordatevi che se volete capire se siete dei professionisti non solo dello smart working ma dell'infelicità dovete leggere anche Vaclavic, e noi vi ridiamo appuntamento. C'è stato un maggior afflusso di pubblico, di questo siamo contenti, perché il sabato mattina ci stiamo perdendo un po' di pezzi anche di fedelissimi. Vi ricordiamo che la prossima puntata, Ivan, andrà in onda quando? Ogni lunedì, quindi il prossimo sarà il 7 di giugno alle ore 19. Alle ore 19, per un'oretta e qualche minuto, insomma, vi tratteneremo. Sicuramente non avremo, purtroppo non avremo la prossima volta due splendide fanciulle come Arianna Greco, che ci ha parlato della sua opera e del suo nomadismo fisico e artistico, appunto in giro per il mondo, e appunto Ilenia, che ce ne ha raccontato appunto tutti i risvolti economici e di numeri. Allora, vi salutiamo e noi rimaniamo collegati anche dopo la live per i saluti, e arrivederci a tutti. Arrivederci. Alla prossima. Ciao.